Anche questo mese è arrivato il momento. Sì, abbiamo saltato una settimana, lo so, me lo sono scritto, lo so, anche voi lo avete scritto, lo so, non fa niente perché noi ce l'abbiamo fatta. Anche questo mese qua abbiamo l'onore e la possibilità, il piacere di parlare con un nostro amico, uno dei gli amici del doppiaggio, una delle voci del cinema, del doppiaggio, delle serie e tutto quanto, sempre ovviamente grazie all'impermeabile, all'immarciscibile, all'irreversibile Davide Pigliacelli, che ci permette insomma di avere tutto questo bel cucuzzaro di voce ogni volta al nostro programma. E questa sera sono veramente contento perché con me al telefono c'è Lorenzo Crisci. Pronto? Ciao Anthony, qua. Ciao a tutti. Ciao, come stai? Bene, fresco finalmente. Ti stavo raccontando in fuori onda che non trovavo il telecomando del condizionatore. Che te lo dico a fare, guarda. Lasciamo stare. C'erano 62.000 gradi qua dentro. Lasciamo stare. Vabbè, tu ne sai qualcosa. Poi ogni tanto fa freddo, si sta bene. Poi tu ne sai qualcosa di ambienti piccoli e stretti, ne sai qualcosa, no? Mi sembra. Abbastanza. Ecco, infatti. Senti, ma entriamo subito nel vivo della chiacchierata, insomma ci racconti un attimino perché insomma sì, noi siamo sempre un po' curiosi, anche gli amici a casa sono sempre curiosi di tutto quanto. Io partirei subito con una domanda interessante che si confà un po' con questo periodo, insomma c'è stato un po' di fermo lavorativo anche per voi in questo periodo qua, giustamente sì, perché sì, voglio dire, bisogna prima preservare la salute e poi pensare al lavoro, diciamo. Assolutamente, ecco, sì, diciamo certo, così, ecco, è stato un po' difficile, un po' difficoltoso anche per voi, immagino. Raccontaci un attimo nei limiti, insomma, come avete affrontato questa situazione abbastanza difficile, voi doppiatori. Beh, sì, personalmente, vabbè, come tutti, praticamente, come quasi tutti, siamo rimasti fermi fino al 20 aprile, praticamente. Sì. E io personalmente, così come mia madre, abbiamo cercato, perché anche mia madre, vabbè, Cinzia De Carolis, mia madre, questo sì, lo sai. Sì. E abbiamo cercato di ricominciare dal 4 maggio e ci siamo presi soltanto un paio di turni la settimana prima del 4, quindi dal 27 aprile, per vedere un po' come fosse la situazione in sala, per vedere come ci dovevamo comportare. E è completamente diverso, è tutto diverso ovviamente. Non c'è più il calore che c'era prima, comunque noi siamo abituati veramente a... Siamo una grande famiglia, quindi siamo abituati a vederci, a stare in sala insieme, spalla a spalla, abbracciarci, comunque sì, è sì, tutto diverso. Sì. Però ce la stiamo facendo. La state portando a casa lo stesso, come si dice. Sì. Questo. Comunque sì. Questo. Sì, anche le società stanno facendo tutte le sanificazioni richieste, stiamo certo, veramente facendo di tutto e di più. Certo, quindi, certo, assolutamente. Lavoriamo in sicurezza. Anche perché voi lavorare con la mascherina è un po' complicato, diciamo, no? Sì, ci stanno in realtà, anche se a me non è mai successo, sì, però un paio di società lavorano con la mascherina. Ma con dai, la mascherina quella chirurgica. Ma dai. Sì, e a me l'hanno chiesto una volta, gli ho detto se possibile, perché tanto comunque c'è il plexiglass adesso tra l'attore e l'assistente. Sì. A volte addirittura l'assistente sta in sala di regia perché il direttore lavora da casa, remoto. Sì, sì. Per cercare di lasciare più spazio all'attore in sala. Sì. Quindi ho detto, vabbè, se volete provo, solo che è impossibile, è complicato, perché comunque mentre parli sale e scende la mascherina. Ci sono io non sono capace. Ci sono problemi di naso che esce dalla mascherina, diciamo. Eh sì. Bello, però potreste fare una cosa, voi attori, vi potreste avvolgere nel cellophane e così il problema è risolto. Anche, vedi, è una bella idea. Hai visto? Un po' come Laura Palmer, praticamente, in Twin Peaks. Un'immagine bellissima, certo, un'immagine fantastica. Benissimo, Lorenzo, dopo questa immagine veramente terribile, fermiamoci un secondo, mettiamo un disco e torniamo a parlare tra poco. Stiamo chiacchierando con Lorenzo, ma soprattutto stiamo chiacchierando fuori onda, e quello che diciamo fuori onda non si può dire in onda per motivi di denunce varie che ci possono arrivare, soprattutto a me. No. Esatto, esattamente. Allora Lorenzo, senti, entriamo un pochettino però nella tua, come dire, nella tua vita, nella tua quotidianità, sì, nel senso che ci hai raccontato un po' come sta andando adesso, insomma, questi ingressi con i tornelli anche dentro le sale di doppiaggio, mascherine, sì, cellophane, gente che si è fatta i soldi col plexiglass, tutto e di più, ecco, di tutto e di più. Ecco, tutte queste cose qua. Però raccontaci un attimo, te vabbè, sei molto giovane, sei un ragazzo giovane, però noi vogliamo sapere, insomma, siamo curiosi di sapere qual è stato il tuo primo approccio col microfonone che c'è in serie doppiaggio, cioè qual è stata la tua prima esperienza da doppiatore. Allora, penso di aver avuto 3 anni. Addirittura, credo. Addirittura. Sì, ero molto piccolo, mamma ha iniziato a 4 anni, ho iniziato un annetto prima. Eh? Io ho fatto
ho iniziato facendo una cosa con lei, se non ricordo male, che era il film dei Rugaz. Non so come faccio a ricordarmi questa cosa. Effettivamente era, non lo so, mi è rimasta impressa. Era un, era il più piccolo dei Rugaz. I Rugaz è un cartone animato discutibilmente bello. Sì, ok, va bene, va bene. Una ventina d'anni fa. Ok. E hanno fatto questo film dove c'era questo bambino che era il neonato. Già erano tutti piccoli, avevano 6-7 anni. Poi c'era, sì, il neonato. Sì. Io mi ricordo che avevo fatto un paio di paroline di questo neonato. Che diceva tipo cacca, qualcosa così. Fatto delle cose bellissime. Questo è stato il mio primo approccio. Bello. Pensa, vedi, però che te lo ricordi. Quindi io vorrei trovare. È allucinante, una... sì. No, perché... alcune cose me le riesco a ricordare al volo così. Sì. Io vorrei trovare una registrazione però di questa cosa, quindi... non esiste. No. Hai bruciato tutte le bobine, non esiste più niente. Benissimo. Molto... No, diciamo che di cosa importante invece ho fatto forse come prima cosa al The Last Song, il film con Miley Cyrus. Sì, sì. Che è di 14 anni fa, penso. Sì, beh, quello già. E quello l'ho fatto con mamma e poi ne ho fatto un altro subito dopo, pochi anni dopo, che si chiama Real Steel, sì, che ho fatto con Alessandro Rossi, che è una persona adorabile, sì, una persona veramente un attore e un direttore bravissimo e una persona splendida. Ecco, tu hai citato due titoli così, insomma, di film, insomma, importanti, poi c'è anche Piccoli Brividi 2, ho letto, Dora e la città perduta. Sì, quella più recente, sì. Insomma, quanti sono più recenti, insomma, sì, ne hai tante. Poi ovviamente tantissime serie TV, proprio una vagonata di proprio serie TV ammazzi da sei praticamente. Le serie sì, sono un po' di più. Esatto, ne butto qualcuna lì così a caso, quindi senza nessuna logica e senza niente. Vai. Leggo un The Umbrella Academy, leggo il mio grande amico Dude, Sex Education, Colony, Lost in Space, This Is Us, che ne so, vado così a caso, che ne so, Lettera al Re, piuttosto che Noi Siamo Londa, Gotham, ovviamente Gotham, sì, che la teniamo lì da parte, che ne parliamo dopo, The Stranger vedo anche, quindi insomma ce ne sono tantissime, sì. E poi ha interpretato anche in alcuni cartoni animati, ha prestato la voce insomma a uno dei personaggi che mi ha fatto no, molto bello il cartone animato, che si chiama Zula Zebra, no? Che io conosco, sì. Certo, lo conosci bene. E io per motivi di logistici mi sono fatto una cultura di Zula Zebra che non ti dico. Quindi. Quello è stato uno dei primi cartoni che ho fatto, è stato pure quello, è stato bellissimo. Mi ricordo che c'era un'atmosfera bellissima, erano tutti sempre col sorriso, mi hanno trattato veramente, sì, da Dio, sono stati dolcissimi tutti. L'ho fatta con Marzia e Elisabetta Bucciarelli. Beh, ma sai perché? Perché eri il personaggio principale, quindi ti trattavano bene, capito? Deve essere per quello. Certo, poi gli altri tutti. Esatto, il nonno, no, la mamma. No, vabbè, sto scherzando. Però ha avuto un bel successo comunque Azzurra Zebra, per quanto fosse un cartone animato relativamente strano, dove ci sono questi animali, poi animali che parlano ce ne sono a chili, però certo, una zebra, insomma, che aveva questa vita così mondana, insomma, con tutti gli amici, credo che soltanto Bing e Peppa Pig se ne avevate a tanto comunque, voglio dire, quindi... No, era molto carino, poi sì, c'aveva come... Che c'aveva come animale domestico? Il pappagallino. Sì, Bok. Esatto. Ti ricordi? Che mi hai fatto ricordare. perfetto, ottimo. Senti, ma tra tutte le serie TV che hai doppiato, qual è quella che ti è rimasta un po' più come personaggio? Qual è il personaggio che ti è rimasto un po' più non nel cuore, ma dico, guarda, sono proprio, cioè, questo personaggio sono io. Questo personaggio sono io. Domandone, Allora. Trattare tante, forse Moritz, sì? Come vendere droga online in fretta. Vabbè, non per voglio tanti motivi, perché non voglio sapere perché. No, non per quello che pensi. No, scherzo, raccontaci. Allora, sicuramente mi ci identifico più nella prima stagione che nella seconda, ma niente, in poche parole sì? È un ragazzo molto introverso, però comunque vuole uscire fuori da questo guscio, è molto paranoico, è molto ansioso, c'ha una marea di cose che girano per la testa, a volte risulta anche strano perché comunque si perde nel suo mondo, non lo so, per tante cose mi ci sono trovato bene, diciamo, a fare in questo ruolo, proprio mi sentivo tranquillo, perché comunque io
Sono... Sei tu. Non sono sicuramente estroverso. Dipende dalle situazioni, però sono comunque uno molto timido, sono molto riservato. Sì. Qui? Sì, per tante cose mi è piaciuto molto, mi ha ricordato me, per altre assolutamente. No, vabbè, certo. Però. Quindi potrei azzardare un paragone come se fossi il Bruce sì. Wayne nella prima stagione di Gotham? Può essere? Ma c'è un cambio un po' più drastico, un po'. Guarda, facciamo. Però, sì, no. Un altro che mi è piaciuto tantissimo, sì? non mi ci identifico perché è completamente diverso da me, ma mi diverte un sacco. Sì? Numero 5 di Umbrella Academy. Vabbè. È bellissimo. Proprio divertente. Poi l'attore è di una bravura che comunque è facile stargli dietro. Quindi, come ci hanno detto anche altri tuoi colleghi, più l'attore che c'è sullo schermo è bravo, più il lavoro per voi si semplifica, diciamo così, sì, diventa sì. una passeggiata quasi. Quindi... Sì, più che altro la maggior parte di noi lavorano comunque cercando di seguire l'originale, perché comunque è anche quello che mi ha sempre insegnato mia madre, mi ha sempre detto comunque il doppiaggio è cercare di riportare il più possibile ciò che fanno in originale nella nostra lingua, così da poterlo far capire a chi certo. comunque a chi non conosce l'originale, e soprattutto cercare anche di migliorarlo in alcune situazioni, certo. perché a volte capitano delle cose che sono tipo intonazioni tutte uguali per tutto il film, per tutta la serie, non c'è un cambio. In questi casi sì, si cerca magari di abbellire un pochino, dipende dalle situazioni ovviamente, però sì, comunque in generale è sempre meglio seguire l'originale. Certo, per più l'attore è bravo, se hai orecchio più è facile. Certo, anche perché noi l'abbiamo detto spesso, ne approfitto per ripeterlo anche con te, voi doppiatori siete proprio degli attori, perché alla fine recitate come l'attore che c'è sullo schermo, quindi nella serie, nel film, nel cartone, e respirate esattamente come respira l'attore, quindi avete gli stessi tempi, gli stessi ritmi, non è che andate come volete voi, diciamo così. Quindi anche se c'è il doppiaggio, c'è l'adattamento al doppiaggio, è in italiano, quindi vi viene tradotto ovviamente per dare il senso, ma alcune parole devono essere adattate, quindi l'adattamento del doppiaggio evidentemente, però i respiri, sì. i tempi sono gli stessi, e lì è il difficile. Sì, io devo dire la verità, non è una cosa che mi dipende, forse dipende dagli attori anche, però non è una cosa che mi fa molta fatica, più che altro va in automatico dopo un po'. È perché sei bravo. Una persona soltanto orecchie, grazie. per tanti di noi sicuramente non è una cosa difficile, comunque dipende sempre dall'attore, però certo. È proprio sì, è un fatto di, sei lui, devi essere lui, devi cercare di rifare tutto quello che fa lui. Ecco. Quindi se entri in questo mood, entri in questo input, comunque vai. È certo, vai via sciolto, come si dice. Ecco, bene. Capitano sempre le giornate e le situazioni così. Vabbè, ci sta. Però sì, sicuramente non è una cosa facile. Poi comunque spesso i volentieri dicono anche che... Tutti praticamente dicono che gli attori non possono fare i doppiatori, spesso e volentieri, però viceversa sì, i doppiatori potrebbero fare gli attori tranquillamente. Assolutamente, e abbiamo tanti casi di doppiatori italiani che fanno anche gli attori, e sono anche sì. molto bravi, quindi non soltanto in teatro sì, ma anche in televisione, film e tutto quanto, quindi assolutamente onore al merito anche a loro. Mettiamo ancora un po' di musica, perché io ti voglio ancora chiedere due o tre cosette, poi ti libero, come si dice, poi ti lascio. Vabbè. Ma certo, va benissimo. Ok, con un po' di musica torniamo tra poco. Le chiacchierate con voi, insomma, con voi colleghi, con voi amici, insomma, doppiatori, sono sempre molto belle, perché si scoprono sempre tante cose curiose, aneddoti, follie, curiosità, misteri misteriosi e tutte queste cose qua. Quindi è sempre molto bello. Comunque io ti ringrazio, Lorenzo, della tua disponibilità, della tua simpatia, del tuo tempo anche, soprattutto, perché insomma siamo qua che ce la stiamo raccontando e ti sto, insomma, come dire, rompendo le orecchie già da un po'. Non è vero, no, grazie a te, è un piacere. E poi mi stai battezzando praticamente, perché appunto io non ho mai fatto... È la prima intervista, pensa che fortuna che c'hai a fare la prima intervista con me, pensa tu, guarda...
Che fortunona! Ma no, non dirti così. No, vabbè, vabbè, diciamo no, è che... un piacere, davvero. Grazie, ti ringrazio. Poi l'assegnino ci mettiamo d'accordo dopo. Stavo dicendo che nel Fuori Onda ci stiamo raccontando un attimino anche su altre serie, insomma, che tu hai doppiato prima, poco fa. Ho fatto così nel Fuori Onda alcuni riferimenti a Gotham e tutto quanto. E tu nel Fuori Onda mi hai raccontato una cosa che forse più gli amici a casa non sanno, cioè che è quella che voi doppiatori non sempre, il più delle volte, non è che guardate la puntata dall'inizio alla fine, come la guardiamo noi in pratica. Ma sì. Cosa succede? Raccontaci un attimo. Allora, nel caso di Gotham, per esempio, vabbè, come in tutte le cose, si vedevano soltanto le scene, cioè io faccio Bruce Wayne, vedevo soltanto le scene dove c'era Bruce. Certo. Quindi non mi mettevo a vedere le scene degli altri. In altre situazioni, invece, per cose anche di Netflix, ci sono dei preliminari, quindi a volte ci sono anche delle scene che vengono aggiunte poi, oppure delle scene che sono senza effetti speciali, quindi vediamo una cosa completamente diversa, fatta anche molto peggio rispetto al prodotto che esce fuori poi. Questo proprio in quasi tutte le serie, ma non solo di Netflix, proprio in generale. Cioè, praticamente può capitare magari che ti capiti di doppiare il pezzo a metà della quinta puntata, poi l'inizio della quarta, piuttosto che la fine della sesta, mischiato praticamente. Quello può capitare se ti mandano, appunto, se per motivi loro, sì, a me oscuri, per motivi loro hanno di lavorare prima su una parte. Però questo è abbastanza raro, cioè solitamente mandano a blocchi, dipende dalle situazioni, mandano comunque un tot di episodi, oppure mandano tutto insieme, e poi sarebbe preferibile comunque cominciare dall'inizio, anche per avere un filo logico, per avere un minimo di... per capire un po' quello che stai per fare, quello, sì, che dire. Giusto, giustamente. Cioè, perché almeno... è ovvio, se vai a fare poi l'ultima puntata e poi ti ritrovi a fare la prima, è un po' più complicato. Però mi è successo recentemente, perché c'è stata una serie, non so dirti il nome, non credo neanche di potertelo dire. No. Parliamo sul vago, è capitato una volta, parliamo sul vago. Vabbè, ecco, sì, così. In questa serie qua, sì, per una cosa di Sky che hanno già mandato in onda in originale, e sono arrivati tipo alla sesta puntata, quindi che è successo? Che dalla settima in poi le stiamo doppiando. Quindi io adesso sto doppiando la settima in poi, e poi andrò a doppiare, dopo aver finito queste qua che devono mandare in onda, andrò a doppiare dalla prima. Quindi ripartirà dall'inizio. Tutto molto chiaro, insomma. Sì, però no, in generale sì, in poche parole tu vedi le tue scene, e anche per comunque per tempo, perché ovviamente non puoi stare a vederti tutte le puntate. Sì. E purtroppo non sono riuscito a vedermi tutta la serie in TV quando è uscita, sono arrivato alla terza stagione. E poi mi raccontavi una cosa, che difficilmente, per motivi di tempo o comunque esigenze, è difficile che guardi serie o comunque cose dove c'è la tua voce. Sì, allora inizialmente era anche perché comunque non riuscivo a sentirmi. No, dai. Sì, guarda, è una cosa più comune di quello che pensi in realtà. Però sì, a volte capita, poi comunque avevo una voce totalmente diversa e mi faceva strano. Infatti Gotham in particolare, sì, è proprio, cioè, mi si sente da quando ero piccolo a quando stavo nel mezzo, che non si capiva bene che cosa ero, a quando sono più o meno cresciuto. Ok. Quindi mi faceva proprio strano, non riuscivo a sentirmi, oddio, che cos'è, no, che brutto. Ma che, però... cioè, te sei talmente critico di quello che fai, ma che sta a di? Sì, quello sì. Anche adesso, allora, sono riuscito, per fortuna riesco ad apprezzarmi un po' di più. Per esempio in Lettera Re, cosa rarissima, mi sono piaciuto, ero contento di come era venuto fuori il personaggio. Molto contento. Però sì, la maggior parte delle volte penso, ma come tanti, c'è anche Alex per esempio Polidori, che è per me il più bravo tra i miei coetanei. Sì, io proprio lo adoro, è un ragazzo veramente bravissimo, non si risparmia mai, ci mette sempre il 110% ed è una persona alla mano oltretutto, e lui anche è uno ultra critico, quindi
addirittura da lui, che è uno veramente dei più bravi in assoluto, fa... questo fa capire, è normale. Sì. Beh, giustamente, quindi dici, ho capito, questa è un'altra curiosità, nel senso che comunque uno pensa, ma sì, mo l'ho fatto io, me lo vado a risentire, che bello, invece no, perché c'è giustamente quel orecchio critico, giustamente, che non ti fa gustare, diciamo così, il prodotto finito, perché giustamente dice, no, questa l'avrei detta così, ma guarda come l'ho detta, aspetta che chiamo che la rifaccio, giusto? Sì. Però per fortuna appunto è una cosa più passata, più di quando ero più piccola, ecco. Adesso sono sempre criticissimo, sì. Però riesco a apprezzarmi un po' di più. Cioè sei talmente critico che il direttore di doppiaggio ti dice, guarda, va bene, no la rifacciamo, dici tu praticamente. Guarda, ti dico solo, c'è Rossella Cerbo, che ci sto facendo un po' di cose insieme, sì, con lei in direzione, sì. Mi chiama il cacadubbi. Quindi questo ti fa capire. Però sicuramente è un fatto di... si dovrebbe trovare ovviamente il giusto equilibrio, però è anche una cosa che spesso e volentieri apprezza comunque la persona che sta dietro di te, certo. Perché vede comunque che c'è qualcuno che comunque ci tiene, forse è troppo paranoico, però ci tiene comunque e cerca di fare tutto al meglio. Quindi... Ma giusto, perché ci tieni comunque a fare un prodotto, come si dice, di qualità, ecco, diciamo così. Sì, noi facciamo una cosa talmente bella che poi comunque, per me la cosa più bella di questo lavoro è poter trasmettere delle emozioni, il motivo principale per cui lo adoro, quindi se si va a perdere quello, comunque... anche per delle sfumature, delle piccole cose, io quando posso cerco sempre di comunque dare appunto di tutto e di più, e ovviamente se alla prima mi sfugge qualcosa chiedo se è possibile, certo, magari rifare qualcosa perché mi era sfuggito qualcosa a me. Certo, certo. Poi appunto il direttore fa il suo lavoro, quindi è il direttore anche che pensa a queste cose, però ogni tanto c'è, cioè, qualcosa può sfuggire a tutti, è umano. Ci sta. No, ci metto il mio, magari dico, ma è possibile fare quello perché mi è mancato uno sguardo di quella cosa lì. Mi mancava un po' mi manca un fiato, possiamo rifarla, sì. Che gentilmente... giustamente. No, ma mi piace molto sta cosa qua. Beh, vedi, comunque ci hai raccontato, insomma, un po' di curiosità, un po' di cose, quindi gli amici a casa, voi non immaginate che il doppiatore si mette lì, si siede sulla sua poltroncina e si guarda la puntata intera, ecco, diciamo così. Come facciamo? Ma io... Sì. Oddio, io sono molto molto atipico, dipende, c'è anche per esempio Veronica Puccio che invece si vede, non so come fa, si vede tutte le serie che fa, tutte, e lei è, tra l'altro, ecco, lei pure è una delle mie preferite, bravissima, sì. Lei non è che dice, sai, ha fatto 3 serie, ha fatto una marea di roba, quindi io non so come fa a trovare il tempo per vedersi tutto e stare anche in sala tutto il giorno, è allucinante, è una macchina da guerra quella ragazza. Ecco, Veronica Puccio, che tra i tanti salutiamo, Supergirl, la salutiamo così, insomma. Che è sempre nel mondo DC, insomma, sta sempre nel tuo mondo, ecco, diciamo, sì. diciamo così. Senti, un'ultima domanda, so che avete, come ho sempre detto, dei regolamenti molto ferrei, so che firmate delle liberatorie, firmate col sangue come neanche fosse una setta, sì. Praticamente, quindi io sono sempre molto attento a questa domanda, quindi tu, nei limiti del possibile, del lecito, del legale, diciamo così, sì. Se puoi dirci a cosa stai lavorando in questo momento, se no va bene uguale. Allora, che cosa posso dire? Vediamo. Sì. Sto facendo, recentemente ho fatto, sto facendo 2 anime, sì. 2 serie, sì. Per Netflix, una che è un po' sì. un po' macabra, sì. Non mi fa impazzire, però non è proprio il mio stile, e l'altra, okay. Invece che è molto molto carina. Mm. E poi sto facendo dei cartoni, questo lo posso dire perché sono già usciti, sì. Dei cartoni della Disney che sono Puppy Dog Pals. Stava su Disney Junior fino a quando c'è stato il canale, poi l'hanno tolto, sì. Perché c'è Disney Plus adesso. Certo. Puppy Dog Pulse, dove faccio Rolly, il Carlino, poi ci sta Tots, dove faccio il fenicottero, poi ci sta il fenicottero, sì. Il fenicottero, sì, Freddy. Ok. Quello l'ho fatto anche oggi. Okay. E poi niente, ho fatto
ho delle cose, qualche progetto di alcune cose, di serie TV nuove. E devo fare questa settimana due film. Sì. Un film Netflix e un film Disney. E di questo, anche se volessi, non potrei dirvi no, niente. No, no, ma guarda, no, ma no, non so proprio nulla, perché anche questa cosa non so se lo sanno, se lo sapete voi. Comunque, spesso sì, e volentieri, una persona finché non entra in sala non sa che cosa sta per fare, se è una cosa nuova che deve iniziare. Ok, quindi non si sa, diciamo, c'è il segreto. Io non so assolutamente niente. Niente. So solo che sono un film Netflix e un film Disney, ma lo scoprirò entro fine settimana. Ecco, perché lo ricordiamo ancora una cosa, anche amici a casa, dovete sapere che i doppiatori, specialmente anche Lorenzo, che in questo momento ha il telefono con noi, cosa fa? Viene incappucciato, preso da casa, portato in sala di doppiaggio, lo scappucciano, gli dicono vai, doppia, poi lo rincappucciano e lo portano a casa. Esatto. funziona un po' così, un po' come sequestro di persona, un sequestro lampo, diciamo così. No, vabbè, sto scherzando. Beh, senti, Lorenzo, no, sei no, stato gentilissimo, disponibile, delicatissimo anche, e in tutto anche questo tu. Grazie. E in tutto questo, insomma, ringraziamo sempre Davide Pigliacelli, che ci permette, insomma, di avere te e tutti i tuoi colleghi, insomma, sempre qua nel programma. E però in chiusura ti devo chiedere un bacione, Davide. Assolutamente, taglio tu, io no, gli do una pacca sulla spalla invece. dicevo, e in chiusura, come tutti i tuoi, insomma, colleghi che sono passati qua, devono pagare il pegno, e tocca pure a te. Quindi io a questo punto ti chiederei, così, insomma, come saluterebbe, insomma, numero 5, ecco, se ti va, insomma, di Umbrella Academy, come saluterebbe gli amici a casa in questo momento, come chiuderebbe l'intervista? Vai, parla? Sì, pronto? Ti sento, vai, continua, scusa. No, dicevo, come chiuderebbe l'intervista numero 5? Allora, io non sono bravo in queste cose, perché mi impanico, vediamo. Ragazzi, un saluto da parte mia, sono numero 5. Che cosa posso dirvi? Vi aspetto. No, non so che fare. Io mi vergogno. Non so che fare. Vedi che non sono capace a fare le interviste. Non lo so fare, purtroppo. Che cosa posso dire? Posso provare a fare. Sì. Posso dire. Ma che ti ho messo più in difficoltà adesso che mentre che facciamo l'intervista. Un sacco. Tu non lo sai, ma ogni volta, perché mi capita spesso, sì, magari, mi arrivano messaggi su Instagram, mi chiedono, mi puoi fare questo? Un conto è un saluto, dici ciao, sono numero 5 di Umbrella Academy. Certo, certo. Cosetta. Mi chiedono magari a volte le frasi. Sì, io penso, sì. Perché io dico, ma che, come faccio? Oddio, e vado a cercarle nella serie. Niente, vabbè. Aspetta, ti lascio. Dai, posso fare. Sì? Posso dire una cosa? Posso dire che mando un saluto a nome di tutta l'Umbrella Academy, e posso dire soltanto una cosa: che ci ripeteremo molto presto. Ah, questo mi piace, questo mi piace molto. Questo mi piace molto, e come si dice in questo caso, la mettiamo lì, questa cosa che hai detto, la teniamo lì da parte, così. Non era niente di speciale, mi spiace, però. No, ma anzi, assolutamente. Davvero, davvero molto molto simpatico e gentile, e soprattutto che ti sei prestato, insomma, alle mie elucubrazioni mentali, quindi ti ringrazio anche soprattutto di questo. Ma assolutamente, Lorenzo. Grazie a te. Grazie ancora, se capiterà più avanti, chiaramente ci risentiremo, ti darò ancora fastidio e ci racconterai un pochettino cosa stai combinando. Assolutamente anche sì, dai, magari sarò anche un po' più sciolto. No, guarda, non ti preoccupare, siamo in due, non ti preoccupare, anch'io non è che so bravo, lo faccio così perché mi hanno messo qua, non è che lo faccio. Ma no, tu sei bravo. grazie, la segnino sempre dopo. grazie Lorenzo, buona serata. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao.